Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Sono da astronauta. Samantha Cristoforetti ha portato a termine con successo 3 delle 6 sessioni dell'esperimento Wearable Monitoring, che ha l'obiettivo di misurare il sonno degli astronauti in microgravità. La qualità delle ore di sonno è infatti determinante per quanto riguarda attenzione e capacità di concentrazione durante la veglia. Astro Samantha ha indossato la maglietta del sistema Magic Space, che contiene dei sensori che rilevano elettrocardiogramma e respiro. Fanno parte del sistema anche un'unità di monitoraggio per la raccolta dei dati e la misura delle vibrazioni cardiache e un termometro per la misura della temperatura cutanea. I risultati dell'esperimento non sono utili solo per controllare il sonno di chi vive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma possono avere anche delle ripercussioni a terra perché potrebbero portare a delle rilevazioni di telemedicina. Da Ginevra a Roma arriva l'acceleratore LHC. L'acceleratore LHC, che ha permesso di scoprire il bosone di Higgs, arriva a Roma. Sarà in mostra dal 29 gennaio al 4 febbraio a Piazza Mignanelli, proprio poco lontano da dove in Italia è nata la lunga tradizione della fisica delle particelle, grazie alle ricerche dei ragazzi di Via Panisperna. Furono loro a gettare le basi per la nascita del CERN e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'installazione si chiama MIT LHC, 60 anni di Italia al CERN, ed è curata dall'INFN con la collaborazione del Comune di Roma. Permette ai visitatori di ammirare la complessità degli apparati sperimentali e di approfondire attraverso un percorso fotografico la storia del celebre laboratorio internazionale che sarà diretto dall'italiana Fabiola Giannotti. Il percorso fotografico mette l'accento sull'importante contributo che l'Italia, grazie all'INFN, ha fornito per il raggiungimento dei successi del CERN. Tra gli oggetti esposti, anche un componente originale del superacceleratore LHC che in primavera riprenderà la sua attività di ricerca. Kepler e i gemelli di Sole e Terra. La missione Kepler della NASA ha scovato una sorta di sistema solare in miniatura. Al centro c'è Kepler-444, una stella vecchia di 11,2 miliardi di anni, intorno a cui sembrerebbe che ruotino 5 pianeti di dimensioni diverse, grandi più o meno come Venere e Mercurio. La formazione di questo sistema planetario risale ad un periodo antichissimo. L'universo all'epoca si era formato soltanto per un quinto. Questo dato è molto utile perché arricchisce la conoscenza degli astronomi riguardo all'inizio della formazione dei pianeti. La scoperta, su cui hanno lavorato astrosismologi e ricercatori dell'Università di Birmingham, è stata pubblicata sull'Astrophysical Journal. Contro il mieloma, una nuova molecola messa a punto dal CNR. Si chiama DTP3 ed è una molecola sintetica che agisce sulle cellule tumorali. E al contrario di quanto accade con le terapie attuali, fanno sapere gli esperti, non è tossica per le cellule sane. I ricercatori dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR di Napoli, in collaborazione con l'Imperial College di Londra, hanno sviluppato una nuova molecola selettiva contro il mieloma multiplo, un tumore del sangue a carico delle plasmacellule, ad oggi considerato incurabile. Lo studio, finanziato dal Medical Research Council e dal National Institutes of Health, Imperial Innovation e progetti FIRB e PRIN, è stato pubblicato sulla rivista Cancer Cell. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Saturno è uno dei giganti gassosi del Sistema Solare, reso unico da quegli anelli fatti di polvere e particelle che lo rendono inconfondibile. Da più di 10 anni la missione internazionale Cassini-Huygens studia da vicino Saturno, anche se naturalmente è nata molto prima. Esiste più o meno da quando esiste l'Agenzia Spaziale Italiana, scherza il presidente Roberto Battistone, e dopo più di 20 anni continua a stupirci con i suoi incredibili dati. Il nome della missione viene da lontano. La sonda deve la sua denominazione all'astronomo Gian Domenico Cassini, che nel 600 si dedicò allo studio di Saturno e dei suoi anelli. Huygens, invece, è il lander che prende il nome dall'astronomo olandese che sempre nel 600 scoprì Titano, una delle lune del pianeta. La missione, lanciata nel 1997, è nata dalla collaborazione fra la NASA, l'ESA e l'ASI e rimane uno degli esempi migliori di lavoro congiunto internazionale. Ma questo dimostra la capacità della collaborazione scientifica internazionale di mettere assieme dei team allo stesso tempo competenti, ma capaci anche di portare avanti per molto tempo missioni molto complesse e difficili, di motivare le agenzie a finanziare queste grandi idee
e a raccogliere e analizzare i dati che vengono prodotti, tra l'altro con tempistiche che superano la vita di professionale di un singolo scienziato, ma che devono passare il testimone da una generazione all'altra. L'Italia ha un ruolo importante nella missione. Su Huygens c'è Akasi, il primo strumento a guida italiana in una missione ESA, e sulla parte Cassini spicca lei, la grande antenna che consente a tutti gli altri strumenti di funzionare e mandare a terra i dati che vengono raccolti a più di 1 miliardo di chilometri da noi. L'antenna è parte integrante dello strumento radar realizzato dall'Italia insieme al Jet Propulsion Laboratory della NASA e dei sottosistemi di radioscienza. L'antenna ha giocato un ruolo fondamentale anche nella sopravvivenza di Cassini, comportandosi con la sonda come un vero bodyguard. L'ha infatti protetta sia quando si è trovata a transitare vicino a Venere e le elevatissime temperature rischiavano di deteriorarla, sia quando ha dovuto attraversare gli anelli per avvicinarsi alla sua meta. È stata essenziale per ripararla dai microimpatti. A bordo un altro strumento importante è VIMS, primo spettrometro maturato per una missione di spazio profondo, realizzato sotto la guida di Angioletta Corradini. Quando la missione è nata si sapeva poco o niente di Saturno e ancor meno delle sue lune, tra cui spiccano Titano e Encelado. Ma grazie a Cassini tante nubi sono state diradate. Una delle scoperte che ha avuto più rilievo è quella del propilene su Titano. Titano è un mondo molto interessante. Quando abbiamo cominciato a progettare Cassini non sapevamo praticamente nulla se non che avesse un'atmosfera molto densa e molto fredda e con grosse tacce di metano. Dopodiché con Cassini abbiamo scoperto che il metano c'è in questi laghi che vediamo, i mari che vediamo alle nostre spalle, sono laghi e mari che sono soprattutto nel polo nord, che è questo, ma anche l'atmosfera è ricca di questo tipo di idrocarburi e di idrocarburi ben più complessi. Il fatto di aver trovato idrocarburi ancora più complessi vuol dire che ci stanno abbastanza sorgenti di energia da far sì che le molecole organiche possano combinarsi in maniera diciamo molto elaborata. Ma cosa sta facendo Cassini ora? Per osservare l'attività della missione si è riunito per la prima volta nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana e per la quinta volta in Italia il Cassini Project Science Group, un meeting internazionale che 3 volte l'anno riunisce lo staff di scienziati che lavorano alla missione per osservare non solo cosa sta facendo intorno a Saturno, ma anche qual è il suo stato di salute e quali sono i risultati scientifici ottenuti, per poi pianificare il futuro. E guardare avanti, specie nel caso delle missioni spaziali, è imperativo. Cassini è una missione che ha ottenuto di essere prolungata fino al 2017 e già adesso gli scienziati stanno pensando alla sua fine. Hanno pianificato un vero e proprio tuffo su Saturno. Cassini sarà attentamente pilotata nel suo ultimo passo. Sarà un momento delicato in cui la priorità è assegnata alla preservazione di un ambiente così lontano e in parte ignoto, evitando qualsiasi forma di contaminazione. È importante che Cassini non inquini in nessun modo il pianeta e le lune che è andato a studiare. Perché sia Titano che l'altra luna Encelado, in cui tra l'altro un team italiano ha dimostrato l'esistenza di un grosso mare di acqua salata in profondità, sono potenzialmente mondi che possono supportare forme di vita. E mentre Huygens, che è atterrato su Titano, era sterilizzata perché era fatta apposta per questo, Cassini non è stata sterilizzata. E se dovesse, una volta che è finito il propellente, continuare a vivere rimanendo in orbita, potrebbe prima o poi cadere su Titano o su Encelado, che sono due lune piuttosto grosse. E questo lo vogliamo evitare a tutti i costi. Quindi con l'ultima parte di carburante residua faremo la manovra finale proprio per evitare di contaminare con potenziali hazard biologici mondi che possono avere un altro tipo di evoluzione.